Gianluca Pastore, analista ISPI in collegamento con noi. Gianluca, grazie per essere qui con noi e grazie anche per la pazienza. So che sei in collegamento con noi già da qualche minuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ti chiedo, cominciamo da qui, pensi che sarà una guerra lampo come insomma in molti scrivono, quantomeno stanno prevedendo, può essere uno scenario credibile, la differenza di forze è tale da poter permetterci di fare questa previsione? Beh, la differenza di forze è sicuramente nella direzione di una rapida conclusione, diciamo, delle major combat operation. Il problema grosso è capire cosa farà dopo l'Ucraina, se tenterà comunque qualche forma di resistenza, diciamo così, non convenzionale, attraverso operazioni di guerriglia, attraverso quello che alcuni analisti chiamano lo scenario ceceno. Sì. Quindi è questo il grosso interrogativo, più che l'esito appunto della guerra ad alta intensità, di quello che stiamo vedendo in questi giorni. Beh, questo è già un primo spunto interessante. Poi nel corso della diretta cercheremo anche di mostrarvi qualche immagine che appunto arriva dall'Ucraina. Ieri siamo riusciti a parlare con un cittadino ucraino che da Kiev si è spostato prima degli altri verso Dnepr per portare in salvo se stesso e la sua famiglia. Abbiamo visto che comunque anche a Dnepr ci sono in corso degli scontri. Dunque molto dipenderà, diceva Gianluca Pastori, su come si muoverà l'Ucraina quando effettivamente la differenza di fuoco sarà evidente. A questo punto ti faccio un'altra domanda, allora. Su questo fronte dipenderà dall'atteggiamento dell'Ucraina. E Putin, non so se ha senso questa domanda, ma quando si fermerà? Si fermerà quando l'Ucraina cadrà, diciamo così, sotto il suo controllo, o possiamo e dobbiamo aspettarci anche qualcos'altro? Allora, gli ultimi giorni hanno dimostrato che cercare di prevedere le mosse di Putin è sempre un azzardo, tentare di fare delle ipotesi è il modo migliore per giocarsi qualunque credibilità, qualunque qualità profetica, insomma. Diciamo una cosa però più in generale, un'occupazione militare del territorio ucraino significherebbe una rottura drammatica, epocale, di tutti quelli che sono oggi i principi del diritto internazionale. Cioè avremo per la prima volta dalla seconda guerra mondiale fondamentalmente l'invasione armata di un paese, la conquista armata di un paese. Credo che nonostante l'imprevedibilità di Putin sia comunque spingere l'argomento un po' troppo avanti, insomma, chiedere un po' troppo. Il problema è che i margini per una soluzione diplomatica della crisi a questo punto sono veramente, veramente, veramente molto, molto ridotti, anche perché tutte le parti, Putin con l'azione militare, l'Occidente con le sanzioni, si sono forse spinti un po' troppo avanti per tornare indietro in maniera credibile. Come detto, Zelensky ha chiesto una coalizione contro la guerra al gruppo dei nove di Bucarest, ha chiesto aiuti militari, ulteriori sanzioni contro la Russia. Sappiamo anche che Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Canada, Australia e UE hanno annunciato altre sanzioni massicce, lo ricordava anche Gianluca Pastore, analista ISPI, contro banche, imprese, apparato militare russe. La sensazione è che non sia ancora sufficiente per fermare Putin, per tornare anche al titolo del nostro spazio con il nostro ospite. Oggi ci sarà l'Eurogruppo a cui parteciperà anche Christine Lagarde, presidente della BCE, il vicepresidente di Guindos. È una domanda un po' complessa quello che sto per farle, anche in virtù del tempo che abbiamo a disposizione, però siccome insomma ci si sta anche dividendo sui motivi che hanno condotto a questo conflitto e di come ci sia una forte responsabilità, probabilmente se ne può discutere, ripeto, probabilmente non riusciremo a farlo in maniera completa oggi. Dicevo, non mancano le responsabilità della NATO, dell'Unione Europea, dell'Europa, degli Stati Uniti, insomma in generale l'Occidente. Però io mi chiedo, Gianluca, ma tali errori che probabilmente sono stati commessi,
Come mai, secondo la lettura di alcuni osservatori, in qualche modo giustificano ciò che, diciamo, Putin sta facendo? Giustificano una parola grossa, ma come dire, ho letto e ascoltato parecchi pareri di chi dice, beh, è inevitabile che sia arrivati a questo punto in considerazione del fatto che NATO, America, eccetera, eccetera, hanno commesso diversi errori nell'approccio nei confronti della Russia. Ripeto, lo so che è complesso, ma proviamo in qualche modo a porre quantomeno qualche paletto, insomma, diciamo, chiaro. Allora, appunto, questione molto complessa, vediamo magari di dare qualche paletto. Il processo di allargamento NATO non è una cosa che cominci negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, è un processo che comincia nel corso degli anni 90, dalla metà degli anni 90 grosso modo, si concretizza per la prima volta alla fine degli anni 90 in un contesto geopolitico europeo profondamente diverso dall'attuale. Non dobbiamo dimenticarci che cos'era la Russia alla metà degli anni 90, un importante fattore di instabilità politica, un importante fattore di instabilità economica. L'allargamento della NATO in questo contesto svolge una funzione stabilizzante che in quella fase storica la stessa Russia accetta. Successivamente è il cambiamento della politica russa che altera il modo in cui l'allargamento della NATO viene visto. Quindi più che un errore strutturale, più che una hubris, più che uno sforzo imperialistico degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, chiamiamolo come vogliamo, l'allargamento NATO è qualcosa di necessitato in un primo momento. Successivamente il tema dell'allargamento diventa in sé un oggetto di competizione politica. La Russia, ritornata ad essere, diciamo così, una grande potenza, ritornata a nutrire ambizioni di grande potenza, identifica nella possibilità di influire sull'allargamento dell'alleanza il modo, lo strumento attraverso cui vedere riconosciuto il proprio ruolo. Quindi in questo momento la cosa importante non è che l'Ucraina, la Georgia, la Macedonia del Nord o chi vogliamo noi entri nella NATO, è l'allargamento in sé per sé. La Russia vuole avere una voce in capitolo, diciamo, nel processo d'allargamento per dimostrare di essere tornata grande. E quindi Putin, possiamo in qualche modo ragionevolmente dire che, al di là appunto del fatto che non voglia la NATO ai suoi confini, che l'Ucraina come cuscinetto, diciamo così, tra NATO e appunto i confini russi inevitabilmente dice di aver bisogno di appunto tale cuscinetto per far sì di avere quantomeno un minimo di movimento e di spazio, insomma, anche diciamo in un raggio ipotetico missilistico. Al di là di queste dinamiche, forse Putin vuole in qualche modo entrare per davvero nei libri di storia, come hanno fatto i vari Lenin, Stalin, a suo modo, in qualche modo, magari non ricostruendo quell'Unione Sovietica che forse ancora tutti noi ce l'abbiamo in testa e tendiamo quasi a scambiare la Russia con quell'Unione Sovietica, quanto ristabilire l'influenza russa nei confronti di quei paesi limitrofi, che insomma nel corso degli anni, anzi il famoso inizio 1991, ci fu, diciamo, la rottura di quel periodo con Estonia, Lettonia, Lituania, eccetera eccetera. Si può ragionevolmente fare una riflessione di questo tipo? Sì, Putin ha l'ambizione dichiarata di make Russia great again, se vogliamo parafrasare una formula di successo. La questione di fondo è questa, e non è una questione che riguardi soltanto l'Europa centro-orientale. Quello cui abbiamo assistito negli ultimi anni, e qui veramente ha senso parlare di anni, è la ricerca della Russia, da parte della Russia, di una nuova proiezione globale. La Russia è in Libia, la Russia è nel Sahel, la Russia svolge manovre navali su scala globale, la Russia è nel Mediterraneo. L'Ucraina è soltanto un tassello di questa strategia.
Prima di salutarci, io vorrei farti anche quest'ultima domanda anche in virtù di una mia, non dico ossessione, ma di una mia, mio interesse particolare. Io sono sempre stato affascinato dai fatti di Chernobyl, o Chernobyl come disse voglio dove va l'accento. L'idea che le truppe russe abbiano mosso verso Chernobyl e che abbiano, a quanto pare, a quanto arrivano le notizie, abbia preso il possesso di quell'area che ricordiamo si trova in Ucraina, al di là poi dei bombardamenti che hanno rischiato, a quanto sembra, di colpire alcuni giacimenti, alcuni luoghi dove venivano conservate scorie nucleari, al di là dell'incidente che comunque sicuramente non è impossibile, perché in Ucraina comunque c'è ancora la centrale, per quanto sia ricoperta da questo sarcofago di acciaio del valore di 1 miliardo di euro. Ma c'è un motivo, secondo te, per cui c'è stato questo movimento e il tentativo poi che ha avuto successo di riconquistare, tra virgolette, un'area come Chernobyl, che ricordiamo è mezza disabitata, insomma l'area dove c'è la centrale Pripyat è disabitata, e anche Chernobyl non credo che sia pulluli, insomma, di abitanti. C'è un motivo qui, anche qui, legato alla storia, oppure no, magari è semplicemente una zona di passaggio per altre operazioni militari? Beh, io direi che da un lato c'è sicuramente la componente di necessità militare, dall'altra, come hai osservato, Chernobyl è comunque qualcosa che in noi produce delle risonanze, perlomeno agli europei di una certa età Chernobyl è un nome che dice qualcosa dal punto di vista emotivo, emozionale, e è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione. La Russia strategicamente ha puntato ancora una volta sotto Vladimir Putin, ancora una volta negli ultimi anni, anche su queste dimensioni soft della sua proiezione di potenza. La Russia è molto attenta alla percezione che si ha dei suoi gesti, e anche questo potrebbe essere forse un elemento che spiega determinate scelte militari. Grazie davvero a Gianluca Pastori, analista ISPI, per essere stato qui con noi in questi 15 minuti, un intervento breve ma sicuramente interessante e prezioso. Buona giornata, professore, e alla prossima. Buona giornata a voi, alla prossima.